Ciao! Ciao amore! Com'è andata oggi a scuola? Hai trovato il libro di inglese? No, ma sai che neanche a casa c'è? Vane, ma non è che l'hai portato a scuola tu? No. Non puoi verificare? Non c'è. Va bene, avete fame? Sì. Anch'io, tanta. E stavo pensando, se facessimo merenda al Burger King? No. Non hai voglia? Ok, allora andiamo a casa. Ani, perché sei già nervosa? Ok, allora a te ti chiudo in camera 24 ore. Adesso tu finisci in camera per 24 ore e non esci più dalla camera, ok? Perché ogni volta che torni da scuola nervosa così è insopportabile. Capito? Vai in camera. Partiamo da adesso, vai in camera. Basta! Prepara tutto quello che ti serve. Spegni. C'hai un minuto di tempo. Tu e tua sorella, Vanessa. Come on, vieni. Guardate i giubbotti, ragazzi, le scarpe. Si vede che sono entrato in casa. Allora, dovete ritirare tutto. Tutto. Guardate, il grembiule per terra. Tutto. Ma scusami, però facciamo tempo a portare tutto su. Poi se magari per un minuto già finito. Allora, l'unica cosa che vi faccio fare adesso, senza contare il minuto, è ritirare. Poi, aspetta, tu devi fare storia, devi studiare storia, quindi ti devi portare storia e dovresti riuscire a farti già lo zaino per domani. Senti, non pensare di fare 24 ore col telefono e il caricatore, portati qualcosa di più creativo. Vi preparo la crepe che vi porto in stanza, ma avete un minuto per farlo, eh? Cosa c'entra la crema per le mani? Hai paura di screpolarti le mani in cameretta? Vale storia, Da mangiare te lo sto facendo io. Il mangiare te lo faccio io. Ma qualche snack? Ma poi c'è la cena ve la preparo io, eh. Step. Dai. Ok, fatemi vedere cosa avete preso perché poi barate, lo so già. Ok, allora un attimo adesso. Quante cose? Cioè, ma tu solo cioccolato hai preso? Ma se fa? Guarda che devi cenare. Stop comunque. Ok. Sì, le avevi prese. Sì. Io ho preso delle patatine schicche. Sì. Con un'estate alla testa. Scusa, il libro di storia? Io ho preso questo. Ah, ok. Io ho preso questi. Sì, no, una schifezza unica. Questo. E poi abbiamo preso tipo un evidenziatore. Lei ha portato tutto il cesto dei pennarelli, eh? Non si è risparmiata. Potete disegnare anche i muri. Va bene, allora io vi vado a preparare le crepe. Nel frattempo voi portate su queste cose, ok? Ok. Non si può uscire dalla stanza senza scappare la pipì. Esatto, io non so come avete fatto. Tu sei andata in bagno? Io sì, l'ho fatto adesso. Tu? Sì. Tu no? Sì. L'avete fatta? Ah, bravissime. Ani, aiutala. No, ma che cosa fate? Che schifo. Dai, ve le porto io, dai, dammi. Porti anche questi. Boh, è caduta. Ma tanto cosa serve la crema per le mani? Ma cosa serve? Ah, guarda, lo spero anch'io tantissimo. Sì. C'è la televisione. Sì. La mamma è andata giù a prepararci le crepe. Mentre io vorrei fare qualcosa. No. Mentre io e Anastasia siamo qui che prepariamo qualcosa. Intanto scrivete nei commenti quali sono le vostre patatine preferite. Le mie sono queste, però anche quelli là al pomodoro, buonissimi. E voi scrivete le vostre patatine. Va bene? Ciao, a dopo! Ciao! Sì, abbiamo ordinato tutto questo nel mio spazio. Lo potete vedere. Tutto bello ordinato. Anche qui. E questo è quello di Ani. Siete pronti a vederlo? 3, 2, 1. Olè! Ani, spostati. Che non si vede. Questo intanto non è ancora messo in ordine. Ok. Questo mentre la nostra...
Ecco, sto preparando, guardate. E anche questo, non dimenticate. Vale, guarda che queste sono per tutti e due, pure queste più cortini. Tutto, anche questo, tieni, sì. Pure questo. Tanto non manca nulla. Ah no, è vero, manca la crema. Eccola, la merenda è pronta. Andiamo. Cosa state facendo? Stavo guardando un video. Non è che siete uscite dalla stanza? No. Sei sicura? Sì. Ani, questa è la tua, di qua, dall'altra parte. Ok. Ok, dai. Grazie. Non l'ho fatta meglio. Quella è Nutella, è la tua Nutella che mi era uscita fuori. Ma cosa c'è, ragazzi? Scrivetemi nei commenti se quella di Anastasia è migliore di quella di Vanessa. Ogni giorno la stessa storia. La pentola è sempre la stessa. Sì, ma la seconda viene male. Non è vero? Sì. Ma va, non siete mai contenti. Che c'è? Ho la parina. No, ho capito, però ogni cosa è, ogni volta c'è sempre un problema. Allora, fate merenda, poi Vanessa, tu inizi a studiare. Guarda che ne abbiamo 200. Ah, ok, allora le tolgo. No. Allora, mi raccomando, studia poi, Vane. Io mi assento un attimo e poi ci vediamo tra poco, ok? Torno subito, va bene? Sì, sì. Una sola domanda. Per stasera preferite pasta e ragù o il sugo con le polpettine? Pasta e ragù. Non volete le polpettine nel sugo? Io pure. Cosa? Io tutti e due. Eh no, ho uno o l'altro. Ok, una pasta e ragù. Ma il sugo con le polpette è buono, hai anche, hai anche il secondo. Il secondo? C'è le polpettine. Quindi pasta e ragù? A few moments later. Come va? Guardate che io vi tengo sotto controllo. Vanessa, devi studiare. Siete passati dalla crepe. Ma veramente non era buona, si vede? Eh? Non era buona? Alle patatine. Vanessa, devi studiare. Ok? Ok, cucciolini, sto preparando la cena. Andiamo a vedere Vanessa e Anastasia cosa stanno combinando. Arrivo, bimbe belle. Allora, che fate? Tutto bene? Qualcuno è uscito dalla stanza? No, il cibo. Il cibo, amore, non è ancora pronto. No, io ho fame. Anastasia, sto preparando la cena. Non è che si cuoce in un attimo. Poi hai appena fatto una super merenda. Tu stai studiando? Eh? Brava. Lo so, Vane, però bisogna studiare. Domani ti interroga, giusto? Hai detto? Forse? Sei sicura che ti interroga? Magari no, non è mica detto che ti interroga per forza. Vabbè, tu studia, tanto l'hai già letta. Sono 3 giorni che la leggi. Biscotto. Non mangiate troppe schifezze. Io sono uno, credo. Tu cosa stai facendo? Stai disegnando? Noi abbiamo un compito, dobbiamo cercare il libro d'inglese. Che fine ha fatto? Ma tu ti ricordi di averlo portato a casa? Io no. No. Va bene, allora finisci di studiare per favore, che così sembri una cinese. Lo so che stai studiando i cinesi. Tu fai un bel disegno alla mamma? Ti stai divertendo? Sei uscita dalla stanza? No. Ti ho trovato la porta aperta? No. Era già aperta prima. Era già aperta prima, non me lo ricordavo. Va bene, allora vado a vedere come stanno le polpettine, c'è un profumino giù. Si sente anche la figlia. Sì. Io sento no. Tu senti no? Io sento sì. Ok, a dopo. Le sento urlare. Adesso vado a vedere che cosa sta succedendo. Soprattutto se Vanessa sta... Sentite? Soprattutto se Vanessa sta studiando. Entro in silenzio. Cosa state facendo? Niente, adesso cosa state... il libro. Lei. Quale libro? Questo. Allora, tu stai studiando? Sì. Ok, dimmi la lezione davanti a tutti. A me non interessa nulla. Te l'ho regalato io. Tu cosa gli hai fatto a lei? Niente. Perché gliel'hai rotto? Faccio vedere. Sì, l'ha buttato per terra. Vi espello dalla challenge. Allora, vi state comportando molto male, come al solito, come immaginavo. Se io vi sento ancora urlare, vengo su, chiudo la challenge. Avete perso entrambi. No, e non faremo mai più una challenge. No. Vane, io dopo ti interrogo. Cosa? Io dopo ti interrogo. Vado a farvi la pasta, ok? No, pasta. Sì, pasta e poi con le polpettine. Sì. Anche un po' di pasta, no? Sì. Sì, eh. E poi interrogo Vanessa quando salgo, ok? Davanti a tutti. A me non interessa, no. Anch'io sonno, ma tanto, non poco. E quando finiamo di mangiare, finiamo la challenge e andiamo a dormire. Come, perché? Perché tu non lo chi?
Vediamo se ci sarà un vincitore o se vincerete entrambi. Ma se vi sento ancora litigare, chiudo qua, eh. Cucciolini, vi sembra normale che litigano anche durante un gioco? Anastasia sta dicendo che si arrende. Ah, ecco perché l'hai appena detto. Quindi ditemi se ho ragione io o se hanno ragione loro. Non si può nemmeno giocare perché si litiga comunque. Ah, voi litigate con i vostri fratelli o sorelle? Scrivetemelo nei commenti. Sei pronta la cena, bimbe? Bimbe? Bimbe, guardate, io sono in bilico con questo vassoio pieno di cibo e se voi state dormendo io torno giù e me lo mangio. Ah, mi sembrava strano. Dai, sveglia, che sennò mi cade tutto. Guardate che buono. Pasta col sugo e le polpettine in Macedonia. Mettete bene i piedini, attenzione, non fate cadere nulla. Ok. Buono. Sì, sì, buonissimo. Dai, ragazze. Io so già che sporcherete il copriletto e che lo dovrò lavare. Allora, Vania, puoi metterti una fascia in testa, gentilmente? Mangia, Vane, dai, buon appetito! Com'è? Banana. Come è qua dentro? Banana? Banana e fragole! È buona, la Macedonia. Ti piace? Non l'ho assaggiata. Dopo l'assaggi, appunto, non mangi frutta. Dopo l'assaggi no, perché sì, è buona. Non l'ho mangiata. Sì, un pochino. Voglio. Allora bimbe, io vado a mangiare e ci vediamo dopo quando ci prepariamo per andare a dormire, va bene? One hour later. Allora bimbe, cioè ragazzi, ma cosa avete mangiato? Vabbè, Vanessa un po' di più, Anastasia. Ani, perché non hai mangiato la Macedonia? Tirati fuori da quel letto. Tirati fuori da quel letto. No dai bimbe, non dormite. Dai, vi dovete mettere il pigiamino, lavarvi quando finisce la challenge. Dove sei? Dove sei? Ah, perché uno che dorme ride, giusto, vero? Ani, perché non hai mangiato la Macedonia? A te è piaciuta, Vane? Ma la banana no. Come la banana no? Che vuoi salletico? Che vuoi salletico? Sì. No. Ascoltatemi un attimo, ragazzi. Allora, ascoltatemi. Sì. Adesso noi salutiamo i nostri amici. Siete state brave, eh? Siete state brave, ma è stato facile perché avevate il letto, era comodo. Chi è che non resiste a un letto comodo dopo 8 ore di scuola? Dai, 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 salutiamo i nostri amici. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! E mi raccomando, scrivete nei commenti qual è la vostra challenge che volete vedere. Ecco, guarda. Guarda, solo con... No, non metto giù, non chiudo il canale. Sono contenta perché non stai ferma un secondo. Ti sei fatta male. Buonanotte. Ciao.